Ci troviamo ad Amalfi in questa splendida bottega di Pietro e Paolo Capri Style Ferrara, giusto? Sì, questa è la bottega innanzitutto la titolare è mia moglie Criscuolo Teresa. Abbiamo quest'anno iniziato per la prima volta questa attività perché in costiera sì, ci sono delle attività similari. Però un prodotto così artigianale, così bello, non c'era. Infatti, perché io vedo veramente una varietà grandissima di sandali, di ciabatte, di mocassini, tutti molto colorati e comunque si vede tutti fatti a mano. Avete un percorso storico, quindi una bottega che comunque ha fatto storia. Perché? Perché alcuni sandali sono stati indossati, niente poco di meno, da Jacqueline Kennedy. Infatti, se noi guardiamo questo sandalo che l'abbiamo tirato fuori prima, è quello del manifesto, quindi quello indossato dalla famosissima Jacqueline Kennedy. Quindi, cosa dire di più? Dici qualcosa di più sulla tua bottega? Fate un po' di pubblicità? Diciamo che in realtà noi ad Amalfi da anni avevamo previsto di aprire una bottega con questi sandali artigianali. Il problema è stato non nell'aprire il negozio di sandali, perché di questi tipi di sandali di produzione ne troviamo a migliaia, sono tutti made in Cina, sono sandali diciamo che vengono, la manifattura viene dalla Cina, da Taiwan, e quindi poi arrivano sul mercato nostro italiano. Invece questi? Questi qua invece noi abbiamo scoperto per puro caso una fabbrica di artigiani che si trova a Napoli, però loro sono di origine caprese. Avevano una bottega, il papà di questi due fratelli, Pietro e Paolo Ferrara, aveva una bottega a Capri e faceva, diciamo, i sandali, proprio quelli artigianali, cosa che adesso si aiutano con le macchine, ma allora era completamente tutto a mano. E questi sandali, diciamo che questo qua è cuoio, no? Quindi è cuoio puro, sì, è tutta una lavorazione fatta precisa, con materiali di prima scelta, sì, quindi dei materiali, sì, che non si distruggono col tempo, anzi io vedo che comunque sono abbastanza resistenti. Le rifiniture, lei deve vedere le rifiniture di questi sandali, cioè innanzitutto sono tutti lavorati a mano, le macchine servono solo per perfezionare la manifattura. Però sono il design è italiano e la manifattura è completamente italiana, fatta a mano. Molti clienti, soprattutto stranieri, che vengono in questa bottega, in giro ci sono altri tipi di sandali. Però poi che cosa succede? Che ritornano, certo, e vengono qui e ci dicono: guardi, ci sono in giro, ma belli così, lavorati così, perfetti, non ce ne sono. Infatti è piccolina la bottega, però veramente ci sono tantissime varietà di sandali, di scarpe. Prima è entrata una signora, addirittura dall'accento siciliano si sentiva, è rimasta incantata da queste lavorazioni così particolari, che è una pietra, giusto, adattata al sandalo, per cui impreziosisce la calzatura, e abbinata appunto a questo fattore della manifatturiera, insomma, quindi queste rifiniture così pregiate impreziosiscono la scarpa. Devo dire complimenti, anche perché avete, da un posto così piccolo, avete ricavato una varietà grande di scarpe di qualità, e comunque made in Italy, che è importante oggi come oggi. Abbiamo visto anche tanti stranieri, parlaci un attimino di questa affluenza così e di questa curiosità nei confronti dei prodotti italiani da parte degli stranieri. La novità è proprio questo, diciamo, questa, e il nostro vantaggio sta proprio nel Made in Italy, perché il Made in Italy è ricercatissimo, soprattutto sembra strano,
dai cinesi. Quest'anno abbiamo avuto un turismo d'élite cinese, americano e anche australiano. Cioè, loro ci propongono gli scarti, però loro si comprano le cose buone, sì, capito? Furbi cinesi! Sì, le cose buone le vengono a comprare in Italia e guardano, c'è proprio, addirittura odorano il cuoio. Cioè loro sentono l'originalità della scarpa, del cuoio. Anche le borse, l'altra roba di pelletteria. Ma poi devo dire un'altra cosa, che avete dei prezzi abbastanza abbordabili, perché comunque è una qualità molto alta e i prezzi comunque non sono eccessivamente elevati, per cui vanno bene per tutti i portafogli, ecco, non è una bottega che propone delle scarpe a prezzi esagerati, quindi c'è un buon rapporto qualità-prezzo, devo dire. Diciamo che la nostra clientela è prettamente straniera, è una clientela medio-alta. Noi siamo anche in grado di poter offrire al cliente, se casomai che c'è una calzata che non l'abbiamo, noi siamo in grado di poter prendere le misure e facciamo pervenire in pochissimo tempo il modello scelto a domicilio in qualsiasi parte del mondo. Cavoli, questa è anche una buona cosa, perché comunque portate anche all'estero, esportate quindi anche in maniera abbastanza personale, tra virgolette, le vostre calzature, quindi con la possibilità di farle addirittura personalizzate, e questa è una cosa molto molto importante, perché insomma i piedi sono una cosa talmente particolare, talmente personale, che uno ce li ha in un modo, uno in un altro, perciò la scarpa deve per forza calzare bene, anche perché la camminata è importante, sì. Quindi non mettiamo scarpe, una qualsiasi scarpa, ma scegliamo la qualità per i nostri piedi, perché influisce anche sull'andamento, sulla postura e su tante altre cose. Lei ha parlato di postura, la caratteristica di questi sandali è che hanno, sono fatti in un modo che la suola in realtà prende la forma del piede. Bene. Si adatta alla forma del piede. Ed è una cosa importante. C'è proprio un fatto anatomico, e quindi quando il piede appoggia sopra questa suola, in realtà prende la sua forma. Cioè quando uno cammina sente proprio una leggerezza vicino al piede. No, è come se si integrasse addirittura al piede, mentre quindi una cosa altri, unica. Cioè quello di fabbricazione estera, diciamo, hanno tutto un altro tipo di lavorazione. Qua sotto, tra diciamo la suola e la parte superiore, c'è una forma di cuscinetto dentro, morbido, che fa prendere proprio la forma del piede. Sì, e quindi anche, sì, infatti, è una cosa molto molto importante, secondo questo me. È un brevetto che hanno fatto i fratelli Pietro e Paolo Ferrari. Bravo, complimenti ai fratelli Pietro e Paolo. L'ultima cosa, vedo che ci sono anche delle cinture, ci sono delle borse, insomma voi cercate anche di abbinare, comunque di vendere la scarpa abbinata all'accessorio, e questa è una cosa molto importante. Parlaci in breve di questi accessori, poi chiudiamo, e insomma buona camminata a tutti, perché sono veramente delle belle scarpe. Diciamo che come parte accessori abbiamo le borse e cinture, che si abbinano anche in alcuni casi ad alcuni modelli di scarpe. Però ripeto, abbiamo aperto per la prima volta quest'anno a marzo. È stata un'esperienza bellissima, perché al di là del fatto economico c'è la soddisfazione che chi compra un pezzo di artigianato, diciamo, locale, amalfitano, certo. Cosa che l'artigianato va scomparendo. E invece stiamo notando che c'è un ritorno, proprio una richiesta alle cose belle, alle cose belle. E artigianali. Bene, da Amalfi è tutto. Pasta in tour, estate continua, naturalmente non si tratta di pasta, ma si parla sempre di un prodotto artigianale tipico campano, cioè in questo caso i sandali e le scarpe di Pietro e Paolo Ferrara, Capri Style. Alla prossima. Ci vediamo il prossimo anno col nuovo campionario, però qui. Certo, volentieri.